sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori. È nata da una canzone, poi, nel senso che c'era questo brano, appunto Fai Rumore, che non ho scritto per il festival, ma in qualche modo il modo in cui l'avevamo arrangiata e la voglia di dire quella cosa lì e di pensarla suonata poi da quell'orchestra mi ha tentato, e allora ho detto vabbè, proviamo a farla ascoltare e capire insomma cosa ne pensano, e niente, poi le cose sono andate come sono andate. Devo dire che spesso quando scrivo, ma anche quando penso proprio al Festival di Sanremo, mi viene da pensare che abbiamo un po' anche questa fortuna, no? Di poter suonare le nostre cose con un'orchestra così grande, che è una cosa che non si può fare spesso in una carriera. In Italia c'è questa opportunità, volevo insomma giocarmela così. Che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente e miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere. Fai Rumore è nata un pomeriggio così, quasi d'impeto, di getto, e ero con un mio amico caro, Edwin Roberts. Lui era al piano e abbiamo cominciato a registrare un brano che poi è diventato Fai Rumore. Si è creata una magia talmente forte e inaspettata che quando abbiamo finito di registrare ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere, perché abbiamo percepito entrambi delle sensazioni forti. E questa cosa mi ha spinto a lavorare subito al brano, al testo, cercare di perfezionare la melodia, di esprimere al massimo quello che volevo dire. È un invito ad abbattere i muri dell'incomunicabilità, a cercare di rompere il silenzio, quel silenzio che amplifica poi le distanze tra le persone. Qualcuno mi ha detto che potrebbe sembrare anche un invito sociale, far sentire il proprio dissenso. Sono convinto che far sentire anche il proprio dissenso senza per forza dover urlare sia un modo per dar vita a un confronto. Credo molto nel confronto, credo porti comunque a una crescita importante. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te. Sì, avrei potuto andare altrove, dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ci sono arrivato a questa consapevolezza passo dopo passo, album dopo album, canzone dopo canzone, perché la musica per me è anche ricerca di me stesso, di messa a fuoco, cerco di conoscere sempre meglio me stesso. È una grande opportunità che mi viene fornita proprio dalla musica, e ho cercato di lavorare in questa direzione, cercando di non togliere le spine, non smussare gli angoli, facendo venire fuori il più possibile le sensazioni che mi avevano portato a scrivere quella canzone. E oggi che riascolto l'album spesso, devo dire, sono contento del risultato, proprio perché credo ci sia tanta sincerità, cioè mi riconosco tanto in quello che ho fatto. E mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate, ubriaco ad urlare. La meraviglia che c'è in questo album l'ho trovata nella vita che ho vissuto, nelle esperienze fatte, e forse anche in una consapevolezza di quanto a volte anche
il dolore o un percorso difficile possa regalarti umanamente tanto, no? E possa farti diventare anche in qualche modo una persona migliore, più attenta ad alcuni particolari. E ho voluto illuminare un po' di più questo percorso, perché ho pensato fosse una cosa importante da dire e doveva in qualche modo esserci anche molta luce nel dirlo. Ho lavorato anche molto di contrasti, ci sono dei messaggi anche molto forti e crudi che vengono in qualche modo rappresentati anche da una musica festosa, no? Perché ho incontrato in questi anni anche questi contrasti qui. Mi è capitato di vedere davanti a me un circo folle che non riusciva ad avere empatia per un altro essere umano e ho voluto raccontarlo comunque tenendo quella vena folle che avevo davanti agli occhi, cercando di trasmetterla musicalmente. Come dico un po' anche nel brano, Che vita meravigliosa, per me la vita è così, cioè seducente, dolorosa, ma anche miracolosa. Ho cercato di raccontarla brano dopo brano. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa. Tommaso è un produttore con cui è molto bello lavorare perché credo in qualche modo cerchi di amplificare la tua attitudine anche musicale, no? Si adatta molto anche ovviamente all'artista con cui lavora. C'è ad esempio un brano in questo album che si chiama Alveari, che io avevo registrato da solo, il cui provino era praticamente un arpeggiatore con la mia voce. E in quel momento ho pensato, vabbè, poi quando ci lavorerò con Tommy lo trasformeremo in qualcos'altro. E invece lui, sentendo quella cosa lì, ha voluto in qualche modo accentuare quella spinta, tanto che poi è diventato un brano che a un certo punto diventa quasi club. Quindi devo dire mi sono trovato molto bene perché anche lui ha capito che era un album in cui volevo mettere in risalto il più possibile tutte delle sfaccettature mie personali e mi ha aiutato a farlo. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te. Farò a portare live questo album. Ci sono anche tante voci che ho utilizzato proprio negli arrangiamenti. Beh, cercherò di in qualche modo allargare anche un po' la band. Ci sono adesso due eventi importantissimi, l'Alcatraz a Milano il 22 aprile e il 29 aprile Roma, l'Atlantico, e sono due palchi importanti. Lavorerò con la band proprio per cercare, non per forza di riprodurre esattamente ciò che c'è nei dischi, perché per me il live è sempre stata un'opportunità anche per sperimentare, per cambiare gli arrangiamenti, ma devo dire che Vita Meravigliosa, questo album mi dà anche l'opportunità di poter lavorare ancora di più con la band e in qualche modo anche di ampliarla, quindi magari ci sarà anche qualche musicista in più. Ci sto lavorando proprio in questi giorni, però tengo molto ai concerti, sono un momento per me fondamentale. È stato ovviamente poi il mio percorso proprio di gavetta fatto negli anni e devo dire che, non lo so, è proprio la dimensione ideale per me, quella in cui mi diverto anche di più ultimamente, poi mi diverto tantissimo. Sarà la possibilità di condividere il tuo lavoro con qualcun altro, di vedere la reazione di un pubblico immediatamente davanti ai tuoi occhi e di
condividere quelle sensazioni che prima ti sei cantato per mesi, a volte anni, da solo, da una parte, e poi le vedi anche nelle altre, nelle persone che hai davanti. Quindi sicuramente l'aspetto di questo lavoro più bello per me, spero di stare sempre in tour, non mi fermerei mai, sinceramente. Poi magari dall'estate girare tanto, sempre on stage.